Una sosta nel nostro cammino di conversione, di penitenza, verso la Pasqua di risurrezione, viviamo in questa domenica della trasfigurazione in tempore. Una sosta che, mentre illumina e lascia intravedere la gioia della contemplazione di Gesù solo, ci fa ascoltare quella parola tanto necessaria alle nostre orecchie oggi. Alzatevi e non temete. Sì, in questo momento di grande insicurezza e paura, di lotta per la salute dell'uomo, le nostre orecchie ascoltano. Alzatevi e non temete. Via ogni paura, via tutto ciò che ci immobilizza e che ci prostra a terra, e lasciamoci avvicinare da Gesù, toccare da Lui ed ascoltare la Sua voce. Alzatevi e non temete. In questa domenica seguiamo Gesù e con Pietro, Giacomo e Giovanni saliamo sul monte, in disparte, e nell'intimità della preghiera ascolteremo la voce che dalla nube dirà: «Questo è il Figlio mio, l'amato, in Lui ho posto il mio compiacimento». È la voce che parla a Pietro, che aveva detto: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». È la voce che si rivolge a ciascuno di noi, alla Chiesa tutta, quando non sta dietro il Signore, quando al piano di salvezza del Padre sostituiamo le nostre vie, la nostra salvezza. In Lui ho posto il mio compiacimento. All'udire questa parola i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. In Lui, in colui che abita il monte delle beatitudini, il monte della passione, il monte della trasfigurazione, in Lui desideriamo porre ogni nostra fiducia, la nostra salvezza. In Lui, che oggi si trasfigura davanti a noi, in Lui con il suo volto che brilla come il sole e con le sue vesti che diventano candide come la luce. Desideriamo ancora una volta porre ogni nostra fiducia, ogni nostra salvezza. Le nostre vesti di pelle si trasformino nella veste di luce, così come Adamo ed Eva erano ricoperti prima del peccato. Abbandoniamo il peccato, l'idolatria del vitello d'oro che il volto splendente di Mosè vide. Abbandoniamo il peccato, l'idolatria di adorare altri dei, gli idoli di Baal, incapace di accendere il fuoco, e prostriamoci al Dio d'Elia, a colui che è capace di riscaldare ogni cuore. Prostriamoci al Dio che parlò a Mosè sul monte alto. È bello per noi stare qui. Facciamo tre capanne, dice Pietro a Gesù. Sostiamo oggi ai piedi della croce trasfigurata. Riprendiamo fiato, riprendiamo speranza, riprendiamo coraggio per scendere dal monte e continuare il nostro cammino verso la Pasqua, il nostro andare incontro allo sposo con lucerne accese e fianchi cinti. La nube luminosa copre sempre il nostro cammino. L'occhio del Signore è su chi lo teme, sono le parole del Salmo 32. Ed ancora, l'occhio del Signore è su chi spera nel suo amore per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Come Abramo, abbandoniamo ogni nostra terra,
ogni nostra parentela ed andiamo verso la terra che il Padre oggi ci mostra nel volto trasfigurato, bello, splendente di luce del Figlio, in cui ha posto ogni compiacimento. Soffriamo con l'Apostolo Paolo e il figlio suo Timoteo per il Vangelo. Soffriamo per il Vangelo, noi salvati e chiamati non per le nostre opere buone, ma per il suo progetto di amore, per la sua grazia, che ci ha data in Cristo Gesù il Figlio, l'amato, colui al quale volgere le nostre orecchie per ascoltare ed ubbidire. E in questo nostro camminare nutriamo la nostra fede con la parola, con il pane eucaristico. Rivestiamo la nostra carità con la veste della luce splendente, perché nella speranza, già oggi, possiamo godere del volto splendente del Figlio, l'amato, colui che è compiacimento del Padre.